Bring It Down su Radio DJ Luca Cassani, sono le 2.36, this is DJ Time. Siamo qui di nuovo in diretta dai nostri studi, oggi parleremo di... Daniele, di cosa parliamo? Di storie d'amore? Chat. Di chat. Daniele chat. Casagrande, il maniaco emergente che sta già dando fastidio alle quattro ragazze di Sondrio. Oggi parlerà di quello che è accaduto in chat, sulla chat di Radio DJ questa settimana. Permettimi di fare un saluto. Chi devi salutare? Devo salutare Gianluca di Civitanova Marche, che è uno stilista calzaturiero. Sì, che è qui. Che è venuto a trovarci oggi. Sì, ma non dovevi farlo tu personalmente il saluto, scusa. Sì, in effetti sì, dovrò farlo io. Non ti sento là, In effetti devo farlo io. Cosa fai? Chi se ne frega dei saluti, Alberto? Infatti chi se ne frega dei saluti? Da quando facciamo saluti qui dentro? Mai successo. Dimmi Giorgio, c'è qualcosa di più importante dei saluti di Gianluca? Alberto, metti gentilmente su Radio Cassa Dritta. Ma certo, ma con molto piacere. 108.7. Radio sentiamo. Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta. Radio Cassa Dritta, Massimo il Gladiatore, oggi partiamo così. Bene, partiamo bene quindi. Questa è Radio Cassa Dritta, siete sui 108.7, a frequenza per tutta l'Italia. E questa è la musica che trasmette, Bresaola. Bresaola. Voi chiederete perché Bresaola? Perché? Ma... Mica un po' di roba, le cose le sai. Allora, questo genere musicale che viene definito da molti tecno, da altri hardcore, darti ancora gabber, noi lo chiamiamo Bresaola perché? Perché non è difficile da digerire, tutto sommato, proprio come la Bresaola. Perché non è difficile da digerire come la Bresaola. E in particolare sto pezzo, che ha delle sonorità particolarmente bresaole, è stato concepito all'inizio dagli Autoblast, dopo è stato ripreso dagli Autoblast. Poi chi l'ha fatto? Gli Autoblast. Oh, Massimo, sai troppe cose, le devi spiegare ai giovani. Devi andare all'università a spiegare queste cose. Sì. Raga, è il momento che io veramente vi insegno un po' della mia. Vemparo, infatti. Raga, è il momento che vi imparo qualcosa sulla tecno, sulla Bresaola, sul mondo delle discoteche. Lo sapete che faccio? Chiamo subito OYULM, Università di Milano. Che piano di fitte. Mi propongo come docente di cassa. Faccio un corso solo io sulla musica tecno e sulla Bresaola. È una bella idea. Segretario studenti? Sei OYULM di Milano? Sì. Sono Massimo il Gladiatore, il DJ studiato tutto vestito d'antico romano che mette solo cassa. Buongiorno. OYULM, io ti chiamo perché mi è venuta un'idea. Mi dica. Pensavo, ma perché tenermi tutta la mia conoscenza per me? Sì. Sul mondo della tecno, quando la posso divulgare ai giovani? Facendo una lezione sulla cassa? Che dici? Non so... Non è così. Una lezione per... Una lezione per diventare più intelligenti sul mondo della cassa, tecno. Che lezione? Non so, cioè, a proposito di quale corso di laurea... Scienza della cassa della comunicazione tecno. Guardi, non, noi sinceramente questa è la segreteria dell'università, per cui per queste cose dovrebbe... sentire direttamente il signor Franco OYULM in persona? Sì. Senti, considerando che sono venuti già Linus e Albertino, che sono proprio ignoranti, è una bella idea questa. Ti immagini Massimo il Gladiatore, tutto vestito d'antico romano, con la spada, lo scudo e l'elmo, che fa una lezione sulla cassa a OYULM? Beh, considerando che sono venuti altri DJ così, penso di sì, perché se è stato fatto, però le ripeto, dipende dalle attività che sono previste dai diversi corsi, dipende dal docente. Tu dillo a Franco OYULM, vedrai che sarà d'accordo. Ok. Poi se risentimo, ti ringrazio. Guarda che se vai in porto ti faccio un regalo. Ti faccio fare la cubissa o un rave. Va bene. Ti saluto. Cassa. Beh, accettato. Stiamo esagerando, dai. Stiamo veramente esagerando.